Chiamati dal Signore ad operare in una società che, dopo essere stata a lungo oppressa da regimi fondati su ideologie contrarie alla dignità e alla libertà umana, oggi è chiamata a misurarsi con altre pericolose insidie, quali il secolarismo e il relativismo. Così Papa Francesco ha tratteggiato la figura dei vescovi di Lettonia ed Estonia in visita ad Elimina, nel messaggio consegnato nel corso del loro incontro in Vaticano. Li ha poi esortati a proseguire instancabili, senza mai perdere la fiducia nell'annuncio del Vangelo, in una rinnovata evangelizzazione nella quale fare affidamento sui sacerdoti, sui consacrati e sui laici. L'invito del Papa è di sostenere il dialogo ecumenico in vista, scrive, di quella pace sociale, a volte scossa da differenze etniche e linguistiche. Infine, sulla famiglia chiede un impegno importante nella preparazione del matrimonio, spesso considerato una forma di gratificazione affettiva, per evitare che i figli diventino le prime vittime di situazioni difficili e i coniugi non si sentano esclusi dalla misericordia di Dio. Nel cuore del Papa anche le famiglie separate dall'emigrazione a causa della crisi economica e per le quali è preziosa la vicinanza della Chiesa.